Ciao a tutti amici e amiche di Educhannel, bentornati al nostro video di gameplay con la Svezia, Europa Universalis 4, Eldorado e Art of War. Allora, finalmente siamo quasi riusciti a mettere sotto scacco Novgorod. Rapidissimo riassunto delle puntate precedenti: nel primo episodio ci siamo dichiarati indipendenti dal Regno di Danimarca, che ci teneva ostaggio della loro personal union. Siamo riusciti a strappare un bel po' di territori a partire dall'episodio precedente e secondo, e adesso volevamo espanderci verso Novgorod. Siamo stati un po' fregati dal fatto che Novgorod ha rilasciato la Finlandia, praticamente creando uno stato cuscinetto, e quindi l'unica cosa che possiamo pigliarci a questo punto è Kola, questa piccola regione che adesso mi accingo a assediare. Molto rapidamente abbiamo una tecnologia nuova, me l'ho dimenticato, un'altra tecnologia militare. Con questa possiamo migliorare il nostro esercito, possiamo creare dei Men of War. Ah, finalmente abbiamo una erede! Ci è andata bene. Anche perché temevo il peggio con l'erede, perché finivamo in un'unione personale con Moscovia o con Polonia. Oh, eccomi qui. Man at Arms o Longbow? Facciamo il Longbow, che è un po' più aggressivo del Man at Arms, più forte in fase offensiva. Qui possiamo licenziare i nostri mercenari che non ci piacciono tanto, sono costosi. Se riusciamo ad arrivare a 50 di prestigio, scatta un punto di stabilità, perché è la nostra missione in corso, quindi questo è un po' un mio obiettivo. Spero di farcela. Magari umiliando Novgorod dovrei essere in grado di arrivarci. Però mi piacerebbe anche strappare Kola. Non so se riesco a umiliare e rubare una provincia contemporaneamente. Non ne ho idea. Non credo. Però lo scopriamo presto. Dopodiché, allora siamo nel 56. La tregua con la Danimarca terminerà nel 65. Sì, nel 65. Quindi nel frattempo potremo migliorare le nostre alleanze con i teutonici, per esempio. E volevo vedere se abbiamo dei malus National Focus meno 1. Che cosa vuol dire National Focus meno 1? Questa cosa la devo andare a ripassare. Ok, vediamo di riuscire a prendere completamente Novgorod. Dopodiché potrebbe essere veramente la volta buona, che ci danno una bella pace sostanziosa. D'accordo, intanto che aspettiamo, diamo un'occhiata alle notifiche. Va bene, abbiamo claim ovunque, lo sapevamo. Ecco sì, la cosa divertente è che non appena terminerà la tregua con Norvegia e Danimarca, subito ci fionderemo a dichiarare nuovamente guerra, perché io voglio assolutamente vassalizzare la Norvegia, trasformarla nel mio piccolo cane da guardia e poi vassalizzare anche la Danimarca, ovviamente. E questo mi dovrebbe portare nel tempo alla creazione della Scandinavia. Speriamo bene. Ok, pare che Novgorod sia stata sbriciolata. Fu un'annexation, non ci penso nemmeno. Treaty. Humiliate, bel 40% ci dà. Power projection, buono. Oh sì, questo mi piace molto, anche se non è prestigio, però. E sono un'umiliazione, non possiamo prendere cola. Questo power projection, non so se è proprio quello che ci serve, sapete? Che cosa suggeriscono? Eh sì, suggerisce di pagare, ma vai a quel paese. Allora, revoke course, treaties. No, farò diventare un vassallo è inutile. Voglio Kola, sicuramente. Voglio il trade power. Voglio i soldi. E ne hanno abbastanza, mi pare di capire. E mi piacerebbero anche le war reparation. Ho cancellato tutto? Ah no, ho sbagliato.
Demand Tribute. Ok, ho fatto casino. Perdonatemi, riprendo da capo. Quindi tutti i soldi, ok. Trade power o reparations. E direi che questo potrebbe per il momento bastare. Andiamo alla domanda. E vediamo un po'. E vai, ne abbiamo anche 5 punti di prestigio in più. Altri 10 punti di prestigio. E dovremmo essere in grado di sbloccare la nostra opzione. La nostra. Il nostro punto di stabilità. Ok, allora voglio rompere subito con la Finlandia il trattato. Avevo un trattato con qualcuno. Ansa, Moscovia, Pomerania e Polonia. Ah, ok. Potrei rompere l'alleanza con l'Ansa. Perché altrimenti ho dei problemi con le relazioni diplomatiche. Sicuramente con la Polonia gli piacerebbe le armi, ma per adesso sono messi troppo male. Dichiarassi guerra alla Finlandia, che cosa succede? Che loro non hanno nessun alleato, quindi lo faccio immediatamente. Ragazzi, qui questi svedesi sono partiti cattivi, pare. Però la Finlandia la voglio. La vorrei vassalizzare, se devo essere proprio sincerissimo, però temo che le relazioni diventerebbero veramente troppe, quindi mi limiterò ad annetterla. Tanto per poco tempo dovrei farcela. Nel frattempo magari cerco di migliorare le relazioni con la Moscovia perché se per caso volessero dichiararmi guerra, non sarei molto contento. E sto continuando a pensare a quale relazione rinunciare. L'unica che mi viene in mente è l'Ansa, perché non ho un matrimonio reale. E quindi lo faccio. Ah, non ho diplomatici. Ma se io gli faccio una chiamata alle armi e questi rifiutano? Ok, fantastico. Ok, l'hanno rotta loro l'alleanza. Benissimo. Questa è stata veramente un'ottima mossa. In questo modo la chiamata alle armi ha procurato anche un calo del prestigio, immagino, dell'Ansa. E ora i nostri rapporti sono tornati ad essere un po' migliori. Miglioriamo la stabilità, magari, eh? Un pochino, visto che l'idea l'abbiamo sbloccata. Qui mi piacerebbe migliorare anche la War Exhaustion, però lo farò soltanto quando avrò annesso la Finlandia. E poi non vedo l'ora di avere i 400 punti diplomatici per la prima idea. Coloni al momento non me ne servono, però per l'Exploration Ideas, per avere gli ammiragli, mi tocca, quindi lo devo fare. Che altro? A soldi siamo messi bene. Advisor siamo messi abbastanza bene. L'unico modificatore è supporto alla scuola d'arte fiorentina che ci dà più prestigio ogni anno. Dai, direi che le cose stanno andando benino. Velocizziamo un po'. Ok, possiamo richiamare il diplomatico da Mosca. Le relazioni sono fin troppo buone. Siamo alleati, quindi per ora le cose possono andare bene. Mamma mia, la Polonia è stata schiacciata. Accidenti. Mi aspettavo che fosse un pochino più forte, se devo essere sincero. La Boemia è proprio. Uff. Oh, abbiamo un contendente al trono a Viborg. Cerchiamo di schiacciarlo subito, lasciando però gli assedi in Finlandia, ovviamente. Questo è un piccolo segnale che la guerra deve iniziare, deve terminare presto. Sono al 14%, dai, dovremmo riuscirci. Intanto magari se guadagniamo un po' di prestigio arriviamo a 43. Possiamo arrivare un po' più in alto. No, non lo guadagniamo.
i barbari, va bene. Ok, neve caduta. Buono. Ok. Qui abbiamo un mercante libero, collect from trade. Ok, è caduto anche Kexel. Fantastico. Pace e full annexation, senza ombra di dubbio. Quindi portiamo a Stoccolma le nostre truppe e il mercante libero lo mettiamo qui a accogliere. Facile, ok. Vediamo quanto riusciamo a guadagnare. 3,38. Yuppie. Ottimo. Core. Il fatto di avere Nöteborg. Che vabbè, questo è il nuovo nome della regione che prima si chiamava, non ricordo più, qualcosa con la V. Ecco, lo sapevo, immaginavo, la Moscovia ha già rotto le palle e l'alleanza, quindi interessante. Fatemi dare un'occhiata alle costruzioni militari. No. Ho dimenticato di fare il core a Kola. Pazienza, adesso potrei incorrere in un pochino di overextension. Va bene, appena terminiamo la fortezza, magari cerchiamo di fare il core. Adesso vedete che la Moscovia ha praticamente quasi inglobato Novgorod. Noi ci siamo spinti un pochino su tre regioni. Qui con Magdeburg. Voglio fare una pace separata, me ne strafrego. Potrei chiedere un reparation. No, non me lo danno. Solo pace bianca? Sì. Ma chiedo la pace bianca, me ne infischio. Adesso finalmente siamo in pace. Oh, veramente. Non vedevo l'ora. Anche perché mancano praticamente 7 anni alla fine della tregua con Danimarca e Finlandia. Sapete cosa posso fare? Un'alleanza con l'Austria. E la faccio molto volentieri. Ah, però con la Moscovia avevo il matrimonio reale, va bene. Terminerà prima o poi. Il fatto di avere un'alleanza con l'Austria mi permette di portare in guerra l'impero nel caso in cui la Moscovia mi attacchi. E mi piacerebbe molto unirmi all'impero, se devo essere sincero, anche se non so come si fa. Infatti lo chiedo a voi se sapete come si può unire ed espandere il territorio che fa parte del Sacro Romano Impero anche in Svezia. Non ho la più pallida idea. L'Oriente Teutonico non è più alleato con noi da tempo, giusto? Ok. La Pomerania è alleata. Tuttora, però potrebbe fare molto poco contro Moscovia. Moscovia che per il momento è alla nebbia di guerra, quindi non riesco a vedere effettivamente che esercito possa nascondere. Ok, riduciamo un po' la exhaustion perché mi fa un pochino paura. Adesso velocizziamo in attesa di sbloccare la prima idea, i coloni, che se non posso andare da nessuna parte con questi coloni, ovviamente l'America non è ancora stata scoperta, spero. E soprattutto devo stare attento col manpower, accidenti. Facciamo anche qui un'armeria. Qui 170, sì, buon posto. Quindi due nuove armerie per aumentare, anche se di poco, il manpower, ma soprattutto il manpower aumenterà con un lungo periodo di pace. E magari iniziamo a racimolare un po' di soldi per l'esercito di mercenari da impiegare contro Danimarca e Norvegia. E abbiamo un free, ok. Inizio a creare dei claim sulle province norvegesi.
Facile. Fatemi dare un'occhiata molto rapida. Military armies. Andiamo verso la N. Di Novgorod. 3.000 uomini. Stiamo scherzando? Wow. Quindi in teoria io potrei dichiarare guerra a Novgorod, ma non è assolutamente il momento. Però con solo 3.000 uomini non sono affatto un pericolo. Mi fa piacere, che vi devo dire. Ok. Intanto l'Austria, la Svizzera è stata in alleanza con l'Austria, benissimo. Qui devo... Cazzarola, devo proprio cancellare una relazione perché mi vado a perdere punti preziosi. Che pazienza che serve. Qui quando terminerà il trade power verso la Svezia? Ah, fra 4 anni, dai, teniamocelo così. Tanto a soldi come siamo messi? 5, bene. È aumentato il trade con questo trasferimento da Novgorod, penso. E forse anche con questa nuova regione, Nöteborg. Matrimonio reale dell'Austria lo accettiamo di buon grado. Tanti rapporti con il Sacro Romano Impero. Ah no, questa è ok, l'Imperial Authority. Fede dominante cattolicesimo, ovviamente. Non c'è ancora stata la riforma. Tempo al tempo perché arriverà il momento della guerra di religione in Svezia. Me l'aspetto. Dovrò cercare di convertire il più in fretta possibile e sì, e di porre fine. Exum adesso è considerato il nostro patrimonio. Bene, possiamo fare la stessa cosa con Kola, magari. E possiamo convertire Kexum al cristianesimo. Ma sì, forza. Un casus belli contro la Norvegia, ne facciamo un altro, ne facciamo magari anche uno contro la Danimarca. Benissimo. Tanto la velocità è molto alta, però al momento non devo ricaricare il manpower, devo aspettare per poter attaccare. Aspetta un attimo. Alleanza della Polonia, sono già in rapporto con i polacchi. Sì, Royal Marriage. Citiamo che l'alleanza. Il problema è che nel caso in cui mi trascini in una guerra fratricida rischio di perdere tutto il prestigio e quindi anche la missione. Speriamo bene. Colony Adventures. Vai che parte il nostro primo colono a disposizione, però io non vedo l'ora della Quest for New World. Creerò tre caravelle da spedire nel nuovo mondo. Chissà se riusciamo. Ah, se lo scopriamo per primi, se abbiamo qualche bonus. Anche se penso che ormai gli spagnoli ci arriveranno. O gli aragonesi. Castiglia gestita da Trastamara, Enrico IV. E l'Aragona in personal union, ovviamente. Fantastico. Quando la Spagna si unisce con Castiglia Aragona, mamma mia. E la Francia vedo che non sta riuscendo a battere i borgognoni, quindi la Francia è divisa in due tra Borgogna e Francia e piccoli satelliti francesi. Ah, interessante. L'Inghilterra invece per ora mantiene i rapporti con la Scozia, riceve power trade da Gellere. Che dove sta? Gellere. Qui, perfetto. Ma che cos'è? Anversa? Anversa è qui. Ok. Sapete cosa? Sto pensando che qui mi ha cambiato automaticamente il nome della città in svedese. Non vorrei che fosse qualcosa introdotto dal nuovo expansion pack. Perché vedo che anche qui mi ricordo il nome di Anversa e Antwerpen. Che non so se è fiammingo. Adesso vedo un Anvers che mi sembra molto francese. Anche se qui poi c'è Antwerp. Boh. Non lo so, magari sto sbagliando. Però il manpower cresce troppo lentamente, ragazzi. Ok, la tregua con l'Oldenburg è finita. Quindi prepariamoci. Ancora 4 anni e terminerà anche la tregua nei confronti dei nostri vecchi padroni. Qui devo sperare che i moscoviti
facciano il passo più lungo della gamba perché vogliono le nostre province. Cosa vogliono? Vogliono Kollo, Neu-Tyburg e Kexon, immaginavo. Quindi poi inizierà una lunga saga di guerra contro i moscoviti. Scusa? Ah, Volinia. Ho letto Great Britain. Figuriamoci. Frederick August Oxenstierna. Che generalino. Ha un valore di 4 in manovra, mi fa molto piacere. Andiamo a Göteborg. Assisterà a questi ribelli. Tanto Cola ha il core in construction lentissimo. I nostri casusbelli continuano a crescere. Pornholm, che qui piccolina, ma ah, sono gli zeloti ortodossi perché sto cercando di convertire questa regione. Già. Kexon. Ci sta, ci sta. Ok, i francesi sono diventati controllori della chiesa. Il papato lo stiamo bellamente ignorando. National Epic. Forse questo ci regala qualche punticino in più di prestigio, vediamo un po'. O lo perdiamo, oppure perdiamo punti amministrativi un po' riducati, però abbiamo per 20 anni un National Epic. Che dovrebbe aumentare un filino il prestigio, quindi assolutamente devo arrivare. Oh, vai, fantastico! Una Golden Age, 5 punti di prestigio. Dai, che ce la facciamo ad arrivare a questa missione, mannaggia. Almeno prima che questo episodio termini, mi piacerebbe veramente riuscire ad arrivare al terzo punto di stabilità gratuitamente tramite questa missione. Poi presto riusciremo a sbloccare un'altra tecnologia amministrativa. Adesso mi piacerebbe dare un punto in più ai punti diplomatici perché queste relazioni mi stanno un po' drenando. Se rompessi il matrimonio reale con la Moscovia non si può perché perdo veramente troppi punti di stabilità. E qui mi tocca tenermi questo. Già il re Johann Sjöblad è tristissimo che ha solo 2 punti di diplomazia. Più abbiamo anche questa. Siamo anche castrati da questo punto di vista. Ok, la nostra nazione è semplicemente troppo grande per entrare nell'impero. Capisco. Quindi non possiamo entrare nel Sacro Romano Impero. Ok. È stato bello finché è durato, ci ho sperato, ma pazienza. Ah, diamo un'occhiata. Oryx è a posto, fantastico. Orb Extension con Cola si sistema. Sistema breve, dai, siamo al 62%. Temo che la Quest for New World la sbloccheremo, ma dopo aver sbloccato la tecnologia diplomatica 4, anche perché con le barche non ci arriviamo in America. Constable and Temples, fatto. E sapete subito cosa faccio? Sapete cosa faccio subito, volevo dire? Voglio creare un constable. Però mi servono i punti amministrativi. Qui. Perché c'è il super mega apparato produttivo. Con il 500% in più di beni prodotti, quindi più un 20%, miglioriamo ancora di più la produttività della regione. Va benissimo. Detto questo, mancano ancora pochissimi anni, 3 anni, e poi potremo entrare nuovamente in guerra contro i nostri nemici giurati. Questa diventerà la seconda guerra di indipendenza scandinava, prima gli svedesi che ritornano in libertà e poi gli svedesi che prendono il possesso del trono.
Chi lo sa? Tanto qui i nostri claim vanno veramente a gonfie vele. Ok, con la Danimarca abbiamo praticamente fatto richiesta, abbiamo creato dei claim su tutto. In Norvegia mancano solo, manca una provincia dopo quella che abbiamo appena iniziato. Non dovrebbe essere male. È Manpower che fa schifo, che siamo sempre bassissimi. Quindi fra 3 anni non avremo il Manpower al massimo, anzi, perché sale di 220 al mese. Questo significa che in un anno possiamo fare 2500, quindi fra 3 anni potremo avere 19.000 uomini riservisti. Dovremmo iniziare a risparmiare un pochino perché sarà il caso di attingere ai mercenari. Decisamente. Decisamente sì. Allora, a proposito dei D-Day, quando arriveremo al settimo livello di amministrative, sbloccherò la quantità che è importantissima. Perché abbiamo la leva in mass che aumenta del 50% il National Manpower. E poi abbiamo. Dove sta? Naval Force Damage più 25. Non è male, per nulla. Non è affatto male. Ragazzi miei, qui ci sono degli ortodossi zeloti che dicono: noi non vogliamo unirci alla Chiesa Cattolica di Roma e noi gli mandiamo l'esercito. Semplice e pulito. Tanto il nostro prestigio cade, ma di pochissimo. Quindi va bene, dai, la cosa mi mette di buon umore, però fin tanto che non entriamo in una guerra seria non riusciamo a superare questa cifra dei 45, quindi ce lo teniamo così com'è. Andiamo in Österbotten. Reintegriamo l'esercito e tra l'altro vedete, bastano veramente due stupidissimi ribelli. Abbiamo già perso 3.000 uomini che guadagniamo praticamente in un anno e qualche mese. Quindi che vi devo dire? Non so. Allora, aspetta che qui c'è altro prestigio da guadagnare. Morale degli eserciti, il prestigio, le tradition, sì. L'ultimo dei tornei cavallereschi, sì. Supportiamolo, che questo dovrebbe portare il prestigio in positivo. Quindi adesso ogni anno è 0,22, bene. Buonissimo. Integriamo e spediamo a Kola questo. Ok, Magdeburg e Svezia sono tornate in finita la tregua, sono tornati in uno status normale. Molto presto finirà la tregua. Sì, marzo di 65, pochi anni. Guardate, wow, ci hanno ammazzato 6.000 uomini. Niente, spediamo a Stoccolma l'esercito a reintegrarsi. Non è stata un'idea molto intelligente quella di convertire Kexon, perché adesso gli ortodossi sono abbastanza arrabbiati, però va bene, io ci ho provato. Qui penso che supporto dei. No, ribelli chi se ne frega. Sì, spendilo generosamente, vai! Finalmente abbiamo un punto di stabilità gratuita. Abbiamo fatto un gift to the state e l'abbiamo messo nel prestigio anziché nei soldi. Prove di legittimità. Avere legittimità 100, prestigio no. Questo troppo costo per poco guadagno. Papa no. No territorio in Danimarca. Not province in Swedish region is not owned by Denmark. Benissimo. Quindi, praticamente dobbiamo fare in modo che territorio, qui la Mikor, non sia sotto dominio danese. Praticamente dobbiamo strappare Gotland. E strappando Gotland otterremo 10 di prestigio e 5 di War Exhaustion, quindi praticamente un piccolo sconto alla prossima guerra. Ottimo. Prossima guerra che io volevo preparare un po' meglio, ma pare che servirà un po' di tempo per reintegrare tutte le truppe. Però visto che a soldi siamo messi benino, io qui continuo a creare delle caserme nella speranza di migliorare un po' i riservisti e essere pronti quando dovremmo combattere Norvegia e Danimarca insieme. Va
Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel pollice in su se l'avete apprezzato, iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto gratuitamente e noi ci vediamo al prossimo episodio. Andando a dicendere tutto, preparatevi, il quarto episodio sarà la seconda guerra di liberazione, tra virgolette, di aggressione forse, la prima guerra di aggressione svedese. Grazie e a presto.